Presidente, appena finito l'intervento, Piazza Santa Croce a Firenze, sotto il generale la provincia fiorentina, a sostegno dell'emergenza di Caffarelli. Allora Dario, voi avete detto sin dall'inizio di non concentrarsi troppo sulla modalità con cui è avvenuto questo licenziamento, la media, che pure ha dato, come dire, ha suscitato attenzione da parte anche dei giornali a livello nazionale. Però c'è qualcosa in più che vince quella modalità, è un attacco a una fabbrica, a un gruppo operaio così sindacalizzato, così forte anche nelle relazioni col territorio. Pensi che in qualche modo ci sia qualcosa in più anche nella modalità? Per carità, della modalità si può parlarne, ma bisogna parlarne bene, perché se si mette l'accento sulla modalità per cambiare la modalità con cui siamo stati licenziati, si sta ragionando male di questa modalità. Questa modalità fa notizia perché dentro questa modalità c'è tutto, c'è la loro arroganza, c'è il come si comportano e si possono comportare, c'è il fatto che il fondo finanziario è dovuto scappare dissimulando fino all'ultimo con degli stratagemmi il rapporto con le organizzazioni sindacali e con il consiglio di fabbrica. In pratica quello che ci sta dicendo questa modalità è che loro non sono al momento controllabili e non hanno intenzione di essere controllati, per cui parlare della modalità ha senso se il passaggio dopo è chiedersi come si vincola un fondo finanziario, una multinazionale, a non chiudere un'azienda. Allora andiamo quindi proprio su questo. Qualche settimana prima, fine del blocco dei licenziamenti, il governo Draghi, il governo con un presidente del Consiglio che si ritiene al di sopra delle parti, al di sopra della società e al di sopra degli stessi interessi di mediazione politica. Un fondo che esercita in qualche modo non precisamente un'attività industriale, che compie un'operazione di questo genere. Questi fatti, in questo tempo, hanno un nesso per sé. Ma non è solo fattuale che oggi non è mio compito enfatizzare, perché noi siamo già un passo avanti rispetto a questo. Chiaramente il blocco dei licenziamenti non ci avrebbe portato oggi ad essere qua. È stato sbloccato, noi come delegati sindacali, dirigenti, membri dei direttivi FIOM, eccetera, l'abbiamo già criticato questo fatto. Ora siamo chiamati a un'impresa impossibile, cioè quella di recuperare un piano nazionale di questa mobilitazione che in realtà torni proprio lì, cioè torni a dire che sostanzialmente questi licenziamenti vanno bloccati. Il territorio oggi ha risposto e da varie parti d'Italia ci sono iniziative di solidarietà e anche iniziative, come voi stessi avete chiesto, fatte sul luogo di lavoro. Come si vince questa cosa? Al momento continuando ad allargarlo. Deve essere chiaro a tutti che GKN è un caso nazionale, che GKN è un caso politico, che forse i lavoratori e le lavoratrici GKN e degli appalti non avranno la forza di vincere questa lotta, ma cercheranno fino in fondo di avere la forza di tenere il braccio ben alzato e di puntare il dito verso le istituzioni politiche. Noi abbiamo portato un vice ministro in fabbrica, abbiamo fatto entrare un vice ministro in una fabbrica che è in assemblea permanente, è di fatto in mano ai lavoratori, l'abbiamo fatto non per supplicare ma per guardarla bene in faccia e dire che ha visto la fabbrica e che d'ora in poi la consideriamo responsabilizzata di quello che sarà il futuro di questa fabbrica. Tu hai detto una cosa importantissima poco fa: le istituzioni, il governo o sono impotenti o sono pubblici, e da questa avvertenza perlomeno si troverà la risposta a questa domanda: sono impotenti, sono complici oppure sono in grado di cambiare il corso delle cose, perlomeno in questo momento sotto la spinta della lotta. Sabato 24, ancora in piazza, ancora per questa vicenda, per tutte le vertenze in questo momento in Italia sono in corso. Che cosa ti aspetti dal 24? No, non mi aspetto nulla, noi ora con le tonsille da ricostruire ritorniamo in fabbrica dopo questa giornata pancia a terra, organizziamo il 24 e purtroppo abbiamo il compito ogni giorno di tracciare un bilancio della giornata, per cui ora prima di tutto di questa, poi vedremo il 24. Chiaramente sanno tutti che non è differente il numero che saremo il 24, in base a quello daremo vita alle ipotesi di lotta che abbiamo già in mente, ma che dipendono da come va di volta in volta la tenuta del presidio, la tenuta dei lavoratori e le date di allargamento della mobilitazione. Grazie, possiamo dare.